Ciao a tutti, oh, sento che c'è anche Minù. Vuoi salutare anche tu, Minù? Eccolo qua. Ciao, vi saluta anche Minù. Minù, ma la pimpa, dov'è che è un po' che non la vedo quest'oggi? La pimpa è di là nell'altra stanza con Gabriella. Sai cosa stanno facendo? Stanno facendo un po' di movimento. Hop, 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 hop. E mentre si guardano un video con una signora che gli fa vedere anche un po' come fare degli esercizi. E beh, Minù, in effetti fanno bene perché dobbiamo stare tanto chiusi in casa in questo periodo, è meglio che chi sta chiuso in casa faccia anche un po' di movimento. Quindi poi faremo vedere il video anche a loro due, questa sera. Io invece di fare un movimento, voglio parlarvi un po' dei cinque sensi tutti insieme. Non so se avete visto gli altri video, abbiamo dedicato un video al gusto, uno all'olfatto, uno al tatto, uno alla vista e uno all'udito. Allora, in questo video volevo fare un attimo una sintesi, cioè metterli tutti insieme per ricordarci di che cosa si tratta in questo discorso. È un argomento importante che abbiamo già trattato a scuola. E tanto per cominciare, io proprio inizierei dal gusto e vi faccio vedere che io adesso mi gusto una cosa che da noi è abbastanza famosa. In tanti la chiamano pizza, ma per i ventimigliesi, gli abitanti proprio della nostra città, questa si chiamerebbe pisciadella. E devo dire che è una cosa buonissima. Tra i tanti gusti che sento in questa pisciadella, sento che è salata, perché il senso del gusto che diciamo è un senso che è concentrato sulla nostra lingua. Adesso vi faccio una linguaccia. Bleh. Lì, se tirate, fate anche voi una bella linguaccia e ve la fate fotografare un po' bene, vedrete che ci sono tanti puntini. Quei puntini lì sentono se una cosa è salata come la pisciadella, cioè o come la pizza, se preferite. Oppure se una cosa è dolce, ad esempio, io adesso non è che ci stia bene dopo la pisciadella, ma mi mangio un cucchiaino di una delle mie marmellate preferite, che è quella, la marmellata di amarene. E sento sì che è dolce, come tutte le marmellate, perché nelle marmellate ci si mette lo zucchero oppure si sente il dolce dello zucchero che c'è dentro la frutta, che si chiama fruttosio. Ma sento anche degli altri gusti, sento un po' che è un po' asprigna. Io sono sicuro che se qualcuno, anche se non vedo, mi fa assaggiare una marmellata, distingo di che frutto è. Se è una marmellata fatto bene, riconosco se è di amarene, di fragole, di arance, di besche, di pere. Perché la nostra lingua distingue sì se una cosa è dolce, ma distingue anche se ci sono delle parti salate, se ci sono delle parti acide, e il nostro cervello, da quello che sente la lingua, riesce a capire: questo è un po' più dolce, un po' più salato, un po' più amaro, un po' più acido, e riesce a capire di cosa si tratta. Un'altra caratteristica che può sentire la lingua col senso del gusto è l'amaro. Io adesso mi bevo il mio caffè, non ci ho messo lo zucchero, e sento sì un gusto amaro, ma sento anche un gusto di molte altre cose. Sento il gusto della tostatura particolare che hanno fatto a questi grani, il gusto particolare del caffè, che è un insieme delle cose. È anche forse un pochino salato. Poi ovviamente non è un grande ordine, ma facciamo finta che io stia prendendo un aperitivo. C'è un cetriolino. Un cetriolino, questo cetriolino è stato conservato nell'aceto, sott'aceto. E sento il gusto dell'aceto. Se io mi bevessi l'aceto da solo,
non mi piacerebbe proprio per niente, perché l'aceto da solo no, ha questo forte gusto acido che la nostra lingua percepisce benissimo, ma se io ne metto poco, ad esempio nell'insalata come ho fatto oggi, il nostro senso del gusto, il nostro cervello ci fa sentire quell'insalata che ha qualche zona di acido, un po' di dolce, un po' di gusto dei minerali che ci sono nell'insalata e viene fuori una specie di quadro, bellissimo, pieno di gusti diversi che insieme stanno bene e che mi fanno piacere, perché l'insieme delle sensazioni quando sono bilanciate, che ci dà il gusto, poi alla fine ci danno piacere. È importante perché da questo piacere in genere capiamo se è stiamo per mangiare, per nutrirci di una cosa che tutto sommato ci può fare del bene, comunque ha degli effetti nutrienti. Se invece sentiamo un gusto veramente cattivo, possiamo essere sospettosi che quella cosa che stiamo assaggiando, nella quale troviamo un pessimo gusto, può essere che non sia una cosa alimentare, per cui che non dobbiamo ingerire. Quindi, tutto sommato, il gusto è qualcosa che ci può salvare la vita in certi casi. E, ripeto, i gusti che sente la lingua separatamente, le varie parti della lingua sono dolce, amaro, salato e acido. Però quando mettiamo in bocca qualche cosa com'è? Questo pezzettino di cioccolata, ci sono tante cose dentro. C'è sia l'amaro, perché il cacao è amaro, il dolce perché ci hanno aggiunto un po' di zucchero, e anche in certi posso sentire anche un po' di acido, un po' di salato. Bene, possiamo adesso vedere cosa ne pensa Minù. Ciao ciao Minù, sì, ho seguito tutto quello che hai detto sul gusto, ma io ti devo dire una cosa, per trovare una cosa che ha un buon gusto, seguo, sai che cosa? Il mio naso, questo qua. Sniff, sniff, io sì, seguo i profumi. E anzi, adesso proprio sento il profumo di una cosa che ha un buon gusto, adesso la vado a cercare, seguo il suo profumo, la traccia odorosa che lascia seguendo il mio naso. Ti. Sì, è sicuramente da questa parte, eccola qua. Dove sei finito? Eccoti qua. Ma certo che è una cosa buona, caspita, questa è una fragola, guarda anche che bella. Bene, io tra poco mi vado a mangiare questa fragola, però ti devo dire una cosa, Claudio. Non sento solo l'odore della fragola, adesso sento un po' un altro odore. È un odore che però mi sembra un po' fastidioso. Potresti seguire questo odore così vediamo di trovare questa cosa che emette questo odore un po' fastidioso. Che ne dici? Sì, poso un attimo la fragola, mi raccomando, non me la mangiare, che già ti sei mangiato la pizzetta, il cetriolo, la marmellata. Sì, non ti preoccupare, guarda, io sono una persona di parola, puoi lasciare qui la fragola e non te la mangio, anzi faccio buona guardia. Sniff, 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 sniff. Eccolo qua! Oh, Minù, cosa hai trovato? Ma questa cosa ha un cattivo odore, che cos'è? Minù, questo qui è un calzino mio che mi sono messo con le scarpe, quelle che uso per andare anche un po' in montagna. L'ho usato e l'ho usato tanto, ci ho camminato tanto e per cui è rimasto un po', sì, un odore un po' forte, però è importante che noi sentiamo l'odore anche degli odori sgradevoli perché ci danno delle indicazioni importanti. Eh beh sì, io lo so che informazione importante ci dà, che tu questo calzino lo devi mettere a lavare. Eh sì, non solo devo mettere a lavare il calzino, ma devo anche controllare i piedi se sono puliti, perché i piedi di per sé, come le zampe, non avrebbero un odore sgradevole quando
quando sono puliti, ma stanno chiusi dentro le scarpe, sudano e insomma le calze restano impregnate di questo odore. Comunque è un'indicazione importante, perché so che queste calze le devo lavare, perché se non le lavassi poi magari i miei piedi si ammalerebbero. E poi veramente adesso che hai portato via la calza sento anche un altro profumino, una cosa strana che non capisco bene, però me la immagino come una cosa verde e profumata. Minu, hai proprio indovinato, eccolo qua. Oggi mi sono portata a casa due bei mazzetti. Ma che profumo! Due mazzetti di questa pianta che si chiama basilico, e per quelli che abitano nella nostra regione, io credo che se si immaginano di andare in paradiso, sperano che ci sia una stanzetta con due finestre, una che dà verso mare, una che dà verso montagna, e sul davanzale della finestra un bel vaso di basilico che profuma così tanto. È vero, è proprio profumato! Ehi, Minu, sì? Allora, com'era quella fragola? Hai visto che ho fatto buona guardia? Claudio, era buonissima quella fragola. E sai che avevi ragione, perché io me la immaginavo sempre dolce, ma questa volta l'ho assaporata bene, l'ho tenuta sulla lingua e ho sentito che c'era anche un pochettino di acido, anche appena un po' salato, poi c'era anche molto dolce, perché sì, è vero che allora la frutta dentro ha degli zuccheri. Bene, allora lo sai che mi sembra strano che tu non senti l'odore di un'altra cosa buona che c'è qua sul tavolo. In effetti non lo sento, ma sai perché? Perché c'è un po' di corrente che porta gli odori via da un'altra parte, non viene verso di me. Allora basta che ti giri, guarda, invece di usare il senso dell'olfatto, usa gli occhi col senso della vista. Vediamo. Certo, ma quella è una mela splendida. Lo capisco dalla forma, dal colore, anzi dai colori, perché ce ne sono veramente tanti colori laggiù. La vogliamo vedere bene, la vado a prendere. Ecco qua. Adesso è più vicina. Ma prima lo sapevo che era laggiù lontana, perché il senso della vista ci permette anche di sapere se le cose sono vicine o lontane. Per questo abbiamo due occhi. Ma questa lo spiegheremo un'altra volta, che dici? Sì, lo spiegheremo un'altra volta. E poi gli occhi mi permettono di vedere tantissime cose belle. Laggiù vedo che c'è anche il disegno stupendo che aveva fatto la pimpa per me. Vediamo di farlo vedere a tutti un attimo, per quelli che non si ricordano. Ecco lì, ci sono tutti i vostri amichetti che ha disegnato la pimpa. Allora è bellissimo avere questo senso della vista che ci fa capire la forma, il colore, la distanza e anche i segni scritti. È vero, perché laggiù ho rivisto, c'è il dado dove c'è scritto gattina. Andiamola a prendere. Allora lo facciamo vedere anche a loro? Vediamo un po'. Qua c'è scritto fontana. Qua c'è scritto gattina. Miau, mi piace questo dado. Ah, e adesso cosa succede? Ho sentito un gran frastuono. Ah, ma ho capito di che cosa si tratta dal suono. Anzi, dal rumoraccio che ha fatto, quella lì è la scatola dei dadi che è caduta per terra. È stata colpa mia, sono stato un po' maldestro e l'ho fatta cadere dal tavolo. Però tu ti sei accorto di questo perché hai, ma certo, il senso dell'udito.
E io, col senso dell'udito, posso anche capire le parole che mi dici tu, posso sentire anche quello che mi dice la bimba, anche se quando me lo sussurra lo sento più piano, lo sento più forte. E quindi posso capire le parole, beh, non solo con le orecchie, ovviamente col mio cervello, perché mi sono abituato a sentirle e a capire il significato che hanno. Ma una cosa che mi piace fare è ascoltare la musica. Ecco, sentite un po' se riconoscete questa musica. Eh sì, queste sono le vostre voci, ve le ricordate? Eccomi, non abbiamo ancora parlato di uno dei sensi. Vediamo se ti ricordi quale. Ma certo, Claudio! È proprio il senso del tatto che non abbiamo ancora trattato. E posso già dirti che io con il tatto, col tatto della mia pancina, sento che questo mio bel cuscino è morbido, liscio e ci sto proprio bene sopra. Bene, sì, allora il tatto serve a distinguere le cose che possono essere morbide e lisce, però anche, ad esempio, se io prendo in mano questo dado sento che è anche duro, oppure questa mela oh, ha una pelle liscissima, come quella che potrebbe essere la guancia di un bambino. Oppure invece che liscia, la superficie di un oggetto potrebbe essere ruvida, come questo limone, che è molto rugoso. Eccolo qua, adesso riuscite a vederlo bene, ma io con le mani lo sento benissimo. Oppure posso sentire anche qualche altra cosa. Ad esempio, questa scatola la prendo in mano e sento che è fredda, fredda, mentre se guardo adesso un po' più in su, vedo che c'è la mia bella, bella, bella teiera dove sto preparando il tè e accipicchia com'è calda, bisogna proprio toccare solo il manico perché dentro ho messo l'acqua bollente con la bustina del tè. Ecco Claudio, mi hai proprio fatto venire voglia di bermi una bella tazza di tè, ma lo voglio dolce con un po' di zucchero. Va bene, Minù? Puoi andare a prenderti la tua tazza. Intanto io volevo spiegare una cosa ai bambini della classe. Allora, voi troverete una scheda scolastica da fare come questa qua che adesso vado a inquadrare. Allora, vediamo un po' cosa c'è scritto là sopra. Allora, c'è scritto le sensazioni, perché stiamo parlando dei sensi. I sensi sono quelli che ci danno delle sensazioni, cioè noi sentiamo delle cose del mondo esterno con i nostri sensi. I sensi ci servono a essere in contatto col mondo esterno e farci arrivare le informazioni che ci servono dal mondo esterno. E andiamo a vedere più vicino qua. C'è scritto. Oh. C'è scritto dolce, amaro, salato, acido. Chi è che ci dà queste informazioni che le manda al cervello? Vediamo un po'. Sì, c'è qua sotto la lingua. Allora, cosa faccio io? Prendo la mia matita oppure la mia penna e collego queste due caselle, la casella dove c'è scritto dolce, amaro, salato e acido,
parto da qui e faccio una bellissima stradina che arriva a questo punto qua dove c'è la lingua, perché è proprio la lingua che ha la capacità di accorgerci se le cose sono dolci, amare, salate, acide, oppure anche di fare tutta una mappa, perché alcune cose, come abbiamo visto prima, possono essere un po' dolci, un po' amare, un po' salato, un po' acido, in modalità diverse. Poi la nostra lingua qua è un organo di senso che è collegata appunto a un senso specifico. E il senso specifico di cui stiamo parlando, tra questi, non è l'olfatto, non è l'udito, è il gusto. Allora io faccio una stradina da qui fino a qui. Bene, questa scheda, come vedete, è molto facile da completare, eh? Basta non sbagliarsi, guidare bene la matita quando pilotiamo la matita sul foglio e possiamo collegare bene le cose. Quando le avete collegate, se volete, potete anche colorare gli organi di senso che sono qua. Ma tra di voi ci può essere qualcuno che non riceve o non può stamparsi la scheda. Allora in questo caso può comunque farlo, fare questo compito facendo in questa maniera qua. Allora, qui all'inizio cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dolce, amaro, salato e acido. Che numero c'ha in questa targhetta? C'ha scritto il numero 1. E allora io su questo foglio scrivo 1, poi faccio una stradina, che è il percorso che faccio. Dove sono andato con la stradina? Sono andato qui. Qui in questa casella c'è l'etichetta B e sono arrivato a B. E da lì dove sono andato? Qui sono andato al senso del gusto. Allora scrivo gusto. Quindi chi non ha la possibilità di scrivere sulla scheda può fare un elenco del suo percorso, della sua stradina in questa maniera. Vi saluto, ciao ciao, buon lavoro e speriamo di rivederci presto. Ciao ciao!